Napoli! 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 L'anno scorso, sta partita, non l'avresti persa. Non l'avresti persa. Perché l'anno scorso, pure se qualche partita magari non la vincevi, o comunque non meritavi, qualche, poche. Però magari la fortuna era dalla tua parte. Invece quest'anno è totalmente all'opposto. Quest'anno, anche quando giochicchi, gli episodi non ti sorridono. Opala al 90esimo, autopalo in verità. Otire Politan, Cash e Mezzucentimetro. Sono tutti dettagli che alla fine fanno la differenza. Poi, per carità, il Milan ha avuto le sue occasioni, perché il Milan ha sprecato diversi contropiedi con Leao, ne ha sprecati diversi. Lo stesso Leao si è mangiato il 2-0, e quindi è una partita che il Milan ha vinto 1-0 con gol di Teo, solito asse Leao Teo, perché è l'unica cosa che funziona bene nel Milan. Poi poteva finire in pareggio, certo, poteva finire anche in pareggio. Ma quest'anno gli episodi non sono dalla tua parte, caro Napoli, assolutamente. Sconfitta pesante che fa sprofondare il Napoli a meno 7 dall'Atalanta, che è quarta. Invece vittoria importante per il Milan. Statta accorto, Juventino. Stai attento, Juventino. Che chi troppo vuole, nulla stringe. Tu, il primo, li vince lo scudetto. Pensa a vincere rimane, che questi qua si sono portati a meno uno. Si sono portati a meno uno. E comunque la differenza tra secondo e terzo posto c'è. Perché il secondo posto, vi ricordo, che va a giocare la Supercoppa. Invece il terzo posto non ha gioca Supercoppa. Quindi un minimo di differenza c'è. Venendo alla partita, ripeto, è un Napoli anche sfortunato e niente, primo tempo non mi è piaciuto il Napoli, dico la verità. Zero tiri in porta, Maignan mai impegnato. Primo tempo ha giocato meglio il Milan, è andato in vantaggio, ha fatto un bel gol. Secondo tempo, con l'ingresso di Politano, è cambiato un po' l'assetto offensivo. Politano che è andato vicino al gol del pareggio. Politano che ha fatto un bell'assist a Mazzocchi. Palla al centro, ma non c'è stato nessuno. Ecco, oggi il Napoli sta pagando l'assenza di una vera punta. Perché Simeone, per quanto può essere bravo, ma non può reggere l'attacco del Napoli. A questo Napoli sta mancando tanto Osimhen, che tra l'altro in questo momento che vi parlo sta perdendo la finale. Siamo all'85esimo e la Costa d'Avorio conduce per 2-1, ma a parte ciò manca il centravanti a questo Napoli, manca Osimhen, che è sta cioè il Napoli è stato sfortunato anche in Coppa d'Africa, perché Osimhen arrivando in finale automaticamente è mancato per più partite. Se a Nigeria veniva eliminato ai gironi oppure agli ottavi di finale, Osimhen ci sarebbe stato stasera. Quindi anche in queste piccole cose si nota e si vede la sfortuna. Ripeto, è un Napoli che secondo me, per come ha giocato il secondo tempo, poteva anche pareggiarla ampiamente questa partita. Non ci sarebbe stato nulla di scandaloso. Però quest'anno va così. Il Milan invece, come dico ormai da inizio anno, è una squadra strana, è una squadra indecifrabile che può vincere una partita, poi quella dopo la può pareggiare, poi quella dopo ancora la può perdere. È una squadra che manca di continuità, ma manca di continuità di risultati, manca di continuità di prestazioni. Cioè, sono diverse partite dove si vince perché si vince, perché magari ti capita l'episodio a favore, e si perde perché si perde. Cioè, è quasi una roulotte.
Cioè, come quel gioco che gira a ruota e ti esce o il rosso o il nero. Rosso o nero. Ecco, quello mi sembra il Milan. Una ruota che gira e può fermarsi o sul rosso o sul nero. La roulette, no, la roulotte è un camper. La roulette, mi pare, si chiama. La roulette russa, una cosa del genere. Questo mi sembra il Milan che la classifica, secondo me, rispecchia la realtà. Milan che è da terzo posto, sta al terzo posto, posto Champions consolidatissimo, però può ambire anche al secondo posto, perché secondo me tutta questa differenza tra Juventus e Milan non ci sta. La Juve è avanti perché ha soltanto il campionato, vedrete che da qui in avanti il Milan, avendo consolidato il posto Champions in campionato, si dedicherà molto più all'Europa League. Pioli sa benissimo che non può mettere la formazione titolare sia in Coppa che in campionato, quindi darà sicuramente priorità all'Europa League e fa bene. E fa bene perché è l'unica cosa che gli è rimasta, cioè il Milan ad oggi gioca soltanto l'Europa League, quindi deve dare la vita per l'Europa League, che non sarà facile, è sempre una coppa difficile, certo non è la Champions, ma comunque vincere questa coppa per le squadre italiane è difficile. Eh sì, è difficile. Per il resto, niente, cosa aggiungere più? Un Napoli che non vede l'ora che finisca questa stagione, che è stata una stagione veramente non da dimenticare, peggio. La stagione così penso che nemmeno il più pessimista dei tifosi se la potesse aspettare. E quindi un Napoli che aspetta la fine di questa stagione. Certo, c'è ancora la Champions da onorare, però mi viene difficile pensare che questo Napoli possa arrivare in fondo alla Champions, francamente. E quindi si pensa alla fine di questa stagione per poi rifondare la prossima stagione, ma secondo me già adesso si stanno gettando un po' le basi per la prossima stagione in cui non ci sarà Zielinski, prossima stagione in cui non ci sarà Osimhen, quindi Napoli che perde pezzi e vedremo questi calciatori con chi saranno sostituiti. Oh, però è bella quest'ombra, eh? Quest'ombra che mi riproduce ha un fascino, ha un certo fascino, questo sì. Per il resto, niente, che dobbiamo dire più? È una partita che non ha offerto grossi spunti, non mi ha divertito particolarmente. Devo dire che da quando gioca bene l'Inter, e quindi guardando le partite dell'Inter, mi sono abituato bene, forse troppo bene, per cui quando vedo le altre partite del campionato, spesso non dico che mi annoio, ma rimango un po' deluso. Cioè, stasera da Milan-Napoli mi aspettavo, non so, qualche trama in più, qualche occasione in più, mi aspettavo un po' più di spettacolo. Certo, la partita nel secondo tempo è stata più godibile perché giocavano aperte tutte e due le squadre, il Milan che cercava il 2-0, il Napoli che cercava di pareggiarla, alla fine non è successo nessuna delle due cose. Né il Milan ha raddoppiato, né il Napoli l'ha pareggiata, quindi sì, una partita che è stata in bilico fino alla fine, risultato che ci può stare, ma se usciva il pareggio, onestamente, ci poteva stare altrettanto, quello sicuramente. Quindi ragazzi, con questo ci salutiamo, ci vediamo domani per i prossimi contenuti. Domani sera gioca la Juventus e quindi portiamo anche il post partita della Juventus. Detto ciò, buonanotte. Appuntamento alla prossima. Ciao belli, una richiesta. Iscrivetevi a sto canale. Oh, mancano poco più di 50 iscritti per arrivare a 11.000. Ma tanto ci vuole a mettere 50 iscritti. 50, no, 500, 50. Ma che ci vuole a mettere queste iscrizioni? Forza, dai, date una mano a Gianluca Castellano, che magari è interista, quindi non tifa le vostre squadre, no? Milan, Napoli, no? In questo video, no? Che mi rivolgo principalmente ai tifosi del Milan e del Napoli. Però è uno che ci mette sempre la faccia, vince, pareggia, perde. Apprezza questo. Apprezza che uno ci mette sempre la faccia. Quindi premiami con la tua iscrizione. Bene? Ciao.